Ci siamo fra pochissimo, arriva il nostro Rocco De Angelis in compagnia di Radio Cucinese TV.
L'intro? Allora, eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua. Siamo ritornati su Ocinese TV. Siamo pronti a partire con il nostro grande ospite. Aspettate, eccomi però. Eccomi, scusatemi, eccomi qua. Sono un po' emozionato, scusate, è la prima volta che ho un grande ospite qui in TV, sul mio canale. Siamo pronti a partire e lo facciamo così. E ci siamo, eccoci qui con Rocco De Angelis, grandioso Rocco. Buongiorno a tutti. Ci siamo. Come stai Rocco, come va? Ce l'abbiamo fatta? Molto bene. Ce l'abbiamo fatta? Tu come stai? Bene. Mai per caso gli uccellini? Sì, io qua in casa. Perché mi stanno devastando le orecchie. Stanno cantando. No, per carità. Ovviamente lasciali lì. Non... Ma che cosa sono? Che uccelli sono? Ma la verità, io so che c'è un pappagallo e due canarini. Okay. Poi ce n'è un altro, non so cosa sia. Non me ne intendo, sono di mio gusto. Ah, ok. Allora, come stai, Rocco? Che dici? Bene, un po' affaticato, un po' stanco. Stanchezza di lavoro, ma ormai ci abbiamo fatto il caldo l'abitudine. Ma ieri sera hai fatto tardi, come è andata al lavoro? Abbastanza. Sì, Abbastanza, abbiamo chiuso il bar alle 3:30, poi lo sai com'è, dopo lavoro si perde sempre del tempo in chiacchiere, no? Beh, certo. Con la squadra, con il team, analizzi la giornata, certo. Cerchi di chiudere il bar andando fuori e parlando di altro. Però poi fondamentalmente si finisce sempre per parlare di lavoro. Sì, ma è normale. È andata questa. Sì, chiacchiere di quello che è successo durante la serata, le cose strane, le cose più... È sempre così, te lo giuro. Perdi un'ora fuori dal bar, poi ad analizzare com'è andata la giornata, quello che c'è da fare o l'argomento della certo. Intanto c'è Glock che ci chiede, signor barista, buongiorno, per me un caffè con ghiaccio in tazza buongiorno. Grande. Cosa diresti a un cliente che entra nel tuo bar e ti chiede, per me un caffè con ghiaccio in tazza grande? Beh, se proprio vuole bere... Sincero, Rocco, no? Devi essere proprio sincero. No, ma la verità è che io cerco sempre di consigliare al cliente quello che possa essere, no, un prodotto servito nel miglior modo possibile e soprattutto di certo. Qualità. Poi se, tra virgolette, vuole bere un caffè con ghiaccio, ok, perché magari a lui piace il caffè con ghiaccio,
Amen. Facciamo. Ci sta. Chiaro che se mi chiedono un 4 bianchi e un tris di vodka, allora per esempio ti dico no, mi dispiace, ma non te lo faccio, perché in questo esercizio, in questo locale, non serviamo prodotti del genere. Però se vuole un caffè con ghiaccio, c'è stata qualche richiesta, e all'estero viene anche bevuto tanto, sì? Sai, l'espresso in questo, sì, in questo modo. Beh, capirai, il caffè fuori fondamentalmente all'estero lo bevono in modi più inspiegabili e in maniera differente dal nostro, quindi... Beh, immagino. Ne ho bevuti molti di caffè, caro Rocco. Ne ho bevuto addirittura in Egitto. In Egitto, quando lavoravo in Egitto, ho bevuto anche lì il caffè. Non potevo farne a meno. Io il caffè per me. Allora, tu pensa che io sono un amante dell'espresso, no? Poi essendo napoletano, ancora di più. Beh. Io viaggio su una media di 7-8 caffè al giorno. Quando Madonna santa! Sì, ma fondamentalmente perché il caffè mi tiene sempre sveglio, attivo. E soprattutto, sai, mi dà un po' di recupero, certo, per le poche ore di sonno. Lo so. E allora prendo caffè da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Io prendo caffè anche a luna di notte. Ma pure io. E tu pensa che da una buon napoletano che sono, no? Io prendo sempre il caffè in tazza bollente, sì, magari anche ristretto, e io mi sono trovato a bere caffè americani, caffè lunghi, caffè in bicchieroni così. Bene. E mi sono dovuto anche adattare, certo, no? Perché fondamentalmente quando vai all'estero, a volte è meglio bere un caffè americano, un caffè lungo, che è completamente, sì, diverso, no? Dal nostro espresso, certo, napoletano. Però in quei posti è meglio bere un americano, un caffè, diciamo, lungo, piuttosto che bere un espresso, perché bevi l'espresso. Tu pensa che io non ho mai bevuto un decaffeinato in vita mia, mai. Mai? Un decaffeinato, neanche per assaggiarlo. Perché? No, è più forte di me, perché il decaffeinato, comunque, essendo, diciamo, più leggero rispetto all'espresso, non avendo comunque una sostanza di caffeina come l'espresso, e essendo anche un po' più acqueo, ok? Non riesco proprio a berlo, io devo sentire il caffè, devo sentire il sapore forte della caffeina che ti entra dentro. Deciso, esatto, sì, ci sta. Io devo dopare. Matador ci dice: io ho provato il ginseng. Il ginseng pure io l'ho provato, è buono. Mi piace il ginseng. Il ginseng è molto, sì, molto è buono. Il ginseng è estratto di una pianta ed è veramente molto molto buono. Anche quello ha delle proprietà energetiche. Tipo? Quindi fa molto molto bene. Non ha la caffeina all'interno, uh-huh, ma ha delle proprietà energizzanti, uh-huh, che comunque ti permettono di restare svegli. Ti dà energia, insomma. Comunque la maggior parte dei... Sì, poi la maggior parte dei caffè ginseng li fanno anche già zuccherati, non sono neanche spiacevoli di gusto al palato. Sì. E Glock? È molto molto buono. No, pure a me piace tanto. Glock ci dice: io lo bevo ogni 30 minuti, però lo apprezzo di più, specialmente in estate col ghiaccio. Beh, allora Glock, se ti trovi a Napoli, vai al Maybe Interior Café, dove il nostro caro Rocco è il co-owner, quindi ha preso una parte della società, si può dire tranquillamente, ha preso la parte della società, insomma, quindi puoi trovarlo lì tutti i giorni a lavorare sodo e duro. Da dove vieni? Glock, di dove sei tu? Di dove sei? Io non leggo le domande, ragazzi. Sì, sì. Quindi, se non me le legge Carmine. Sì, no, te le leggo io, te le leggo io. Cosa ne pensi? Mi raccomando, leggi solo queste. ovvio. No, ma ci chiede Glock: cosa ne pensi della combo caffeina-nicotina? Bella domanda questa, bravo Glock. In effetti questa è una domanda un po' particolare. Io so che non fa benissimo, proprio la combo caffeina-nicotina. No. Vero? Non fa bene assolutamente, però è quella che piace un po' a tutti, no? Ma come fai a non fumare una sigaretta dopo il caffè? Allora, qualcuno in chat, per questo dire, mi spiega come si fa, così almeno io risolvo. Allora, quindi pensa che io fumavo due pacchetti di sigarette, sì, al giorno, da quando, e fumavo due pacchetti di sigarette al giorno, erano Marlboro Rosse, pensa un po'. Grazie. Ma da quando ho iniziato a risentirne, uh-huh, e ti assicuro che ho iniziato a risentirne, sì, la mattina soprattutto quando ti svegli, perché poi fumo molto di più, sì, di notte, guarda che qua ti senti proprio qualcosa che gira qualcosa. Ti senti un affanno appena ti svegli. E comunque fumare 40 sigarette al giorno non è una cavolata. Ma tu pensa che adesso sono passato a un pacchetto di sigarette al giorno, ma quando non posso fumare la sigaretta o so di non poter fumare la sigaretta, vado con un attrezzo. E c'è lui, attenzione, il bibitone di...
Sono qua adesso anche in diretta, mi vedete che ogni tanto ci sta. Faccio una svaporata perché non posso farne a meno. Ma quello sai che cos'è? Quella è l'abitudine, ragazzi, è il vizio di una cosa meccanica che fa il tuo corpo. Ti si abitua proprio. Sì, perché sì, guarda, sì, se tu tieni una matita in mano, se tu tieni una matita in mano, la userai come sigaretta a un certo punto. Non accendendola, ovviamente, per carità. La tieni in mano come se fosse una sigaretta. Quindi è una cosa meccanica proprio del tuo corpo. Intanto ringrazio per il follow Mr. Ceroz e ti saluta, Rocco. Grande Ciro. Non manca mai. Grande Mr. Ceroz, ti ringraziamo per essere qui con noi. E allora, Rocco, abbiamo parlato un po' così per iniziare del caffè. Ti sei preso il caffè? Certo, come sono sparati tre. Sì, proprio. L'ultima ora ne ho presi tre, e via 4-5 sigarette, quindi il combo diciamo che chiedere il combo a Rocco è stata la domanda forse giusta ma sbagliata, allora, però va bene così, grazie Croc. Che ne pensate della sigaretta elettrica? Poi ne parliamo dopo. Comunque la sigaretta elettrica, ragazzi, sicuramente da una parte è meglio della sigaretta normale, però vabbè, ci sono stati anche dei casi. Fa male uguale, grande mano. Fa male uguale, soprattutto la mia che c'ha 12 di nicotina, quindi non si scherza mica. No, è bella, insomma. Allora, vogliamo cominciare subito per non perderci in chiacchiere. Ma no, nostro uccellino, voglio bene, un bacione. Allora, ci sta veramente bello, senti. Che poi tu, posso dire una cosa, con le piante dietro e l'uccellino sembra che sei ai Caraibi. Comunque, vabbè. Sì, magari, ma c'è anche l'acqua. Ottimo. Beh, un amante degli animali, questo è un pregio. Top. Ho detto, mo, intervista la faccio in ciabatte. Stiamo a posto, ci mettevi gli occhiali da sole e stavi proprio... Amor, perfetto. Allora, non dimenticare, mi raccomando, l'asciugamano. Allora, domande che voglio farti, ovviamente aspettiamo anche vostre domande qui in chat, mi raccomando. Allora, Rocco, qual è il tuo miglior pregio? Qui cade le... Già, Rocco, questo dovrebbe essere facile, però dai, su. Una domanda. Vabbè, il miglior pregio... Io di solito lascio sempre agli altri parlare di me, no? Nel senso non sto mai lì ad analizzarmi, a dire cosa c'ho di bello, cosa c'ho di brutto. Anzi, forse cosa ho di brutto o di negativo, sto sempre ad analizzarlo. Cosa c'ho di bello non mi soffermo mai, o meno un pregio. Però se proprio devo adesso dirtene un così, è quello di essere deciso e determinato quando mi impongo di raggiungere un obiettivo. Mm-hmm. Io quando dico io devo fare questa cosa... mi do un obiettivo, del tempo per raggiungerlo, okay. E soprattutto inizio ad analizzare, a capire cosa devo fare per raggiungere quell'obiettivo, e ogni volta che succede questa cosa nella mia vita, e succede spesso, raggiungo sempre l'obiettivo prima del previsto. Beh, questo è... A volte non è tanto positiva come cosa, perché a volte per correre il rischio di non godersi il momento e di commettere degli errori, e questo l'ho imparato per esperienza personale sulla mia pelle, ma è importante essere determinati e decisi al punto giusto per raggiungere quello che si vuole nella vita. Giusto. Però fondamentalmente, se io sono così, ho anche dei motivi, ben precisi, devo dire la verità. Ce ne vuoi parlare? No, te ne posso parlare tranquillamente, nel senso che... Come si arriva a avere questo? Io sono più tanto deciso, determinato nel raggiungere le cose, semplicemente perché io sto sempre a pensare che la vita ne è una, giusto, no? E quindi va vissuta, io penso che va sfruttata, sì, va sfruttata e vissuta nel miglior modo possibile, non avendo mai rimpianti, e soprattutto volendo fare quello che si vuole veramente, senza pensare mai al pensiero e all'opinione delle persone, facendo soltanto quello che si ritiene opportuno e quello che si vuole veramente, quello che ci fa stare bene e quello che ci vedi, deve vedi, fidando chiunque, andando contro qualsiasi cosa e qualsiasi discriminazione o commento, anche perché in Italia siamo molto molto bravi a parlare, la miseria, mamma mia, tutti quanti scrittori, registi, sono tutti fanno una chiacchiera che fa paura, tutti parlano, sì, tutti, dai più grandi ai più piccoli,
parlano e stanno sempre lì a commentare, però ci sta, fa parte sì. del gioco, poi anche un po' come uno poi impara a gestire queste cose qua. C'è chi le fa scivolare, chi le ascolta, chi non le ascolta, chi le analizza, chi le lascia lì e poi magari le analizza. Tipo nel mio caso a me non interessa tantissimo l'opinione e il parere delle persone. Cioè, io sono una persona che faccio scivolare molto 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 serenamente le cose sulla sì, mia pelle. Insomma, eviti che, sì, giusto, che li possa intaccare, insomma, il tuo modo di essere. Io so da dove vengo, so da dove parto, so la vita tra virgolette cosa mi ha tolto fino ad oggi, e quindi ancora per questo so ancora di più quello che voglio ottenere, senza soffermarmi su quelle che possono essere critiche o anche consigli, ma sempre comunque critici, e o opinioni o pareri delle persone. A me sinceramente non mi interessa nulla, io so quello che voglio, quello che merito è quello che devo prendermi davanti. Ci vuole, Rocco, sai, ci vuole un po' di autostima, ci vuole l'autostima per andare avanti, ragazzi. Ma molti sì, la scambiano per più che autostima, sì, sai, no, sai che cos'è? Più che autostima, vai, 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 dimmi, dimmi. È fame, sì. Fame e voglia di voler. Ma ci vuole. È fame perché e questa è una fame che possono capire soltanto i ragazzi che nascono in certe realtà e in certe situazioni. Sì, 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 sì. Che hanno un viso. Fame non possono. No, 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 dipende da come, sì, da come sei cresciuto. Nella vita forse anche educato deve sbracciarsi le maniche, forse anche educato, da come sei stato educato. Ma l'educazione io penso sia la base, secondo me vita. Sì, nel senso che io sono una persona che è molto 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 attaccata ai veri valori, ai veri principi. Partiamo da questo presupposto, e io dico sempre che la persona viene sempre prima del professionista. Certo, se no si vede, poi cioè le persone di fronte a te lo notano. Sì. Quando sei assolutamente. Allora, a questo punto io ti chiedo, qual è il tuo miglior difetto? Madonna mia. A questo punto, a questo punto ti stavo per dire, è lo stesso del pregio, diciamo, più o meno, vanno a braccetto, diciamo, è un pregio difetto, diciamo, questo qui. Esatto. Allora, il voler correre troppo molto spesso ti porta, devo dire la verità, mi dà problemi e mi crea abbastanza problematiche. Sì. Grandi, sì. A volte. Ma, posso capirti, molte volte uno vuole correre troppo e poi trova lo scalino che non vedevi perché correva, però quella caduta, l'importante è che poi ti possa portare a capire il perché sei caduto, quindi assolutamente. Evitare poi che si possa ricadere dopo. Il libro più bello che hai letto, Rocco, qual è il libro, l'ultimo libro magari che hai letto? Io leggo molto spesso, a parte libri ovviamente collegati ai cocktail, no? Al mondo, ecco, del bar, ecco, uno di quelli, qual è stato uno di quei libri lì che hai letto, per esempio? Così magari qualcuno che è in live che vuole magari comprare un libro, diciamo. C'è proprio il libro Barman, che è stato uno dei primi libri che ho letto qualche anno fa, e devo dire anche uno dei più completi, ed è stato veramente molto molto utile, soprattutto quando sei all'inizio, anche se poi entra nel complesso perché è veramente molto grande. Ma Barman si chiama proprio così il titolo? Proprio okay. Barman. Poi ce n'è un altro che si chiama Cocktail, poi ho letto diversi libri, esempio specifici sul gin, specifici sulla tequila, sul whisky, distillazione, fermentazione, ma si chiamano proprio così. Si chiamano proprio così, insomma, perfetto. Quindi sì, oppure a me piace leggere storie, storie di successo, storie di politica, personaggi pubblici che scrivono la propria autobiografia, quindi sono molto attaccato, diciamo, a queste letture e anche ai film. Poi, qual è il tuo, qual è quindi in questa categoria che hai appena citato, qual è il tuo libro preferito? Quale libro hai letto che ti è piaciuto di più degli altri? Difficile sceglierne uno, ti dico la verità, perché sono tantissimi personaggi che a me piacciono tanto e mi hanno ispirato tanto. Ma se proprio devo citartene uno così, ti vado a parlare libri di non so, Steve Jobs. Okay. Vado a parlare libri di McDonald's. Buono.
tipo McDonald's, ho visto il film 200.000 volte e letto il libro. Beh, quello è interessante per diciamo l'aspetto, diciamo, gestionale, diciamo. Così piacciono tanto. Sì. Bello. Sono bei titoli, insomma, interessanti, di persone che hanno creato qualcosa, vabbè. Quindi si collegano a te. Founder di McDonald's? No, non l'ho mai visto. Guardalo. Devo vederlo, ragazzi. Vi consigliamo, allora, vi consigliamo, ecco, lui l'ha vista, Matador l'ha vista, ha detto bella storia, sì. Sì. Lo andrò a vedere, allora grazie per il suggerimento, Rocco. Non l'ho visto, raga, scusate, non l'ho visto. E tanto Matador scrive anche: non bisogna arrendersi mai, e sono d'accordissimo con te, penso sia anche Rocco. Ecco. No, qual è il film migliore che hai mai visto? A proposito, prima hai detto io anche film, quindi un film bello che ti è piaciuto tanto. Uno qualsiasi. Ho visto tantissimi film comici. Tanto ridere. Ah. Partiamo da questo presupposto. A me piace tornare anche alle 2 di notte, alle 3 di notte a casa. Sì. Ma quando mi metto nel letto io non riesco mai a dormire direttamente, perché c'ho ancora un po' di adrenalina addosso, no? Relativa al lavoro, che ho appena chiuso il bar, eccetera, eccetera. Uh-huh. Diciamo l'adrenalina di fine serata. Quindi quando vado a casa non riesco mai a dormire da subito. E quello che faccio sempre è mangiare qualcosina, fumo la sigaretta e poi vado in bagno. Mi doccio, mi lavo e metto il pigiama. Quando mi metto a letto io scelgo sempre se vedere un film o uno sketch, però della maggior parte delle volte sono sempre un comico. La sera quando chiudo, perché per me è il giusto relax. Ci sta. Di lavoro più di 16 ore, 15 ore con la testa impegnata, mi sbago facendo due risate. E quindi dirti un film adesso mi stai andando troppo in complicato. Dirti un film preferito, veramente ne guardate. Vabbè, diciamo genere comico. Però se bene, devo bene. Citare un film da vedere, ti cito sempre quello di McDonald's. Sempre quello. Bene. Allora, Rocco, andiamo un po' nello specifico del tuo lavoro, insomma. Ci hai detto un po' i tuoi pregi, i tuoi difetti, insomma. Dici un po', cioè, come sei arrivato? Dove sei arrivato? Cioè, come ti è nata la cosa di diventare un bartender? Cioè, stavo dicendo barman, però bartender, barman, poi alla fine uguale, è la stessa cosa. È la stessa cosa. È soltanto una traduzione. Ecco, come è nato Rocco De Angelis? Cioè, come... Dove è nato tutto? Allora, cioè, come ti è venuto di nuovo a fare il bartender? Tutto è nato fondamentalmente da un dispiacere. Ok. A 16 anni devi sapere che io giocavo a livello professionistico in Serie D come calciatore. Giocavo a calcio. Io ho sempre giocato a calcio ed era una mia forte passione. E nella vita io mi sono sempre visto calciatore, un po' come tutti i bimbi, no? Che nascono per strada e giocano a calcio e fanno calcio, strada e casa. Sì. Purtroppo a 16 anni per problemi che mi hanno causato le società con il quale io collaboravo e soprattutto l'ultima in Serie D non mi hanno praticamente fatto firmare un contratto già fatto con la Lazio a 16 anni. Pensate. E con la società con il quale io ero comunque già tesserato e sotto contratto ero legato fino ai miei 25 anni. E a 16 anni ho avuto la lucidità in un momento particolare di fare questo ragionamento qua, e lo ricordo come se fosse ieri. Io dissi: allora Ro, questi a 16 anni ti hanno rifiutato la Lazio, che comunque era un salto di qualità assurdo, no? Andavi a giocare comunque nella prima porca miseria, voglio dire, una squadra di Serie A che all'epoca stava anche a fare qualificazione per la Champions. Non posso mai dimenticare questa storia. E loro non mi mandano, io prendo un brutto colpo, litigo con la società e con loro ho tesserato fino ai miei 25 anni. Successa questa cosa, la dico in maniera... No, vai. Per non tirartela per le lunghe. Successa questa cosa, mi fermo un attimo e dico: allora, adesso due sono le cose. O continui a provarci, ma prendendoti il rischio che arriverai a 25 anni che starai ancora giocando tra Serie D, promozione e eccellenza, quindi andando anche poi fuori dal professionismo, perché poi una volta che litighi con le società e c'hanno il tuo cartellino, se vogliono ti bruciano, ecco. Punto, non c'è nulla da fare. E oppure ti fermi e capisci cosa vuoi fare nella vita. E la verità è che la delusione è stata così tanto forte che io ho iniziato proprio ad odiare il calcio.
Io sto seguendo il calcio di nuovo da un annetto, ma per un anno io non ho neanche più tifato, seguito, zero. E la delusione è stata veramente forte e anche comprensibile. Beh, ci sta, voglio Allora, cosa ho dire. fatto? Mi sono fermato. A 16 anni io mi sono fermato per un mese da scuola, dal calcio e da tutta la vita. Io sono stato un mese, forse ho sfiorato anche veramente, e non voglio esagerare, ma la depressione. Io sono stato molto, molto, molto male. Perché sono andato a Roma con la Lazio, ho fatto 2 settimane con loro, ho fatto le visite mediche, dovevo firmare il cartellino e sul più bello ti hanno fermato, cioè a casa mia si festeggiava già. Sì. E quindi niente, io ho preso la borsa da calcio, la mia borsa l'ho lanciata dal terzo piano giù, a Ecco. rischio di ammazzare qualcuno, e ho detto basta, mi fermo. Sono un mese fermo e arriva mia nonna. In tanti la conoscono perché la posto spesso sul mio profilo Instagram, è una mezza matta, in maniera scherzosa te lo dico Certo. No, ma ho ovviamente, visto dei e mi tuoi farò, video, sì. e mi farò, ascolta, c'è il bar di Pasquale, che era un baretto di Secondigliano, mi fa, c'è il bar di Pasquale, che ne pensi? Sta cercando un ragazzo che porta il caffè e dà una mano. Perché a Napoli c'è questa usanza di Ah, portare il caffè ai è negozianti, al negoziato. nord no. Quindi lo spiego anche per le persone che poi vedono e non sanno questa cosa qua. Al sud Certo. si usa anche il bar, quello piccolo, ok, che fa le consegne agli altri negozianti oppure addirittura alle persone che abitano nelle Sì, vicinanze. sì, sì, E sì. io ho iniziato a 16 anni dopo l'esperienza col calcio, appunto in questo bar a Secondigliano, quindi una zona abbastanza particolare, a portare il caffè per i negozi. E quando mia nonna viene da me e disse: oh, vuoi andare? Ti faccio guadagnare 100 euro a settimana. Ti dà 100 euro a settimana. Sai, a 16 anni, comunque, nella nostra realtà, a 16 anni dicevo: ah, 100 euro a settimana, poi in più fai le mance. Prima ci vado, inizio. Io non c'ho un barista in famiglia, non, Zero proprio, questo cioè lavoro non ci niente. appartiene proprio, no. E va bene, inizio. 100 euro a settimana, lavoravo 7 su 7, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, con un'ora di spacco Mamma mia. dall'una alle 2. Ho lavorato circa 6-7 mesi in questo bar. Dopodiché sei scappato, penso. No, non sono scappato perché poi ho fatto, dopo 6-7 mesi di esperienza lì, dove mi sono fatto piogge, sole, vento, grandine, freddo, caldo, a portare sti caffè dalle 8 del mattino alle 8 di sera a piedi. Facevo veramente un bel po' di chilometri. Pensa Chilometri. che facevo la media di 10 euro di mancia al giorno. Tu porti il caffè, 90 centesimi, 10 euro, 10 centesimi di mancia, quello va a te. E pensa che così io facevo 10 euro al giorno, 12 euro, 13 euro. E a fine settimana, sai, mi ritrovavo con appunto 70-80 euro di mance più i 100 euro alla settimana. A 16 anni, io che non avevo mai lavorato, Cioè, per te dovevo un era attimino un tesoro, diciamo, portarla. per te. Sai, era importante. Comunque, i miei amici non avevano questi soldi, o meglio, avevano la paghetta dalla mamma, dal papà, no? Nel fine settimana, dai propri genitori. Ma era un 30, un 20, un 40 euro. Io mi ritrovo questi 180 euro ogni fine Maronna mia, ma settimana dove in cacchio sono tasca. arrivati? È Che iniziato a bello! piacermi, ed è iniziato a piacermi, però da lì ho fatto i primi 5-6 mesi in questo bar e mi sono anche appassionato, nonostante dici come hai fatto ad appassionarti a lavorare 12 ore al giorno a portare caffè in giro con la gente che ti chiama così o vecchissimo. Ci vuole pazienza. E ci voleva pazienza, sì, ci voleva tanta pazienza, ma ce ne vuole ancora oggi, anzi Lo forse so. oggi ancora di più. E tu Quindi, dici come fai ad insomma, appassionarti? siamo partiti da Napoli. Un po' per Da caso, un po' Secondigliano, per caso così, esatto, a da Secondigliano, un po' per caso parte questa, nella mente di Rocco, questa passione, questo voler cominciare a fare il Secondigliano. Sì, ho iniziato barista. a fare i primi Ma più corsi, che il sì, barista, lui iniziato a faceva il fare i primi garzone corsi da in bar, caffetteria. insomma, cioè tu in pratica portavi caffè negli altri bar, quindi gavetta, Io bongata. portavo tutta la giornata il Ecco. caffè e la sera quando si doveva pulire ero quello che andava a pulire i gabinetti, Esatto, lavavo a esatto, terra. esatto. E da lì poi la passione però comincia a crescere, guadagnava poi 180 euro a quando? Ogni settimana?
settimana, cioè 80 euro a settimana, quindi insomma 16 anni per lui era proprio, cioè, come aver trovato un baule di denaro, però per lui sì, per lui sì, che da zero arrivare a 180, arrivare lì. Da lì poi cosa succede? Cosa succede? Vai, ti sposti dopo qualche anno? No, allora, da lì cosa succede? Che inizio a fare i primi corsi di caffetteria, ecco. Ne ho presi due. Fino ai miei 18 anni ho fatto due corsi di caffetteria, quindi mi sono un attimino messo a posto, no? Anche in maniera professionale, okay. Cercando di ampliare le mie culture, le mie conoscenze, certo. Affinché in questo lavoro io potessi fare poi qualcosa di importante. Perché ti spiego, quando ho iniziato a fare questo lavoro, partiamo dal presupposto che quando ho accettato la proposta di mia nonna di dire vieni lì, io per un mese ho litigato nel vero senso della parola con mamma e con papà, soprattutto con papà. E papà mi fa, tu dopo tanti anni di sacrifici col calcio, cosa decidi cosa di fare nella vita, il barista? Cioè, ma come ti viene? Lo sai che c'è un mio amico, c'è un cliente dove lavoro io che fa il barista, guadagna 800, guadagna 1000 al mese, ma tu cosa vuoi fare nella vita? Cosa vuoi fare nella vita? Ma è per un mese mio papà tipo non mi ha neanche dato da parlare. Pensate... La verità, è stato molto rigido, ha detto ma tu vuoi fare questo nella vita, cioè dal calcio hai lasciato gli studi, hai lasciato il calcio per fare questo, vabbè, contento tu, contento tu, okay. Dopo questa cosa è andata a calmarsi perché io mi sono appassionato, ho iniziato a fare i primi corsi, ho cambiato due bar, un altro spostandomi sempre a Secondigliano, ma un bar un po' più grande, okay. Laddove non facevo più le consegne, ma stavo dietro al banco bar come aiuto del barista. Ah. Però passavo sempre il mio tempo a pulire, comunque sei l'aiuto del barista, non il barista, quindi il tuo ruolo è quello di non far mancare nulla e far lavorare al top chi sta, chissà, tra virgolette, sì, svolgendo il ruolo di barista o barman che sia, no? Drink o caffè. Dopo lì mi sono spostato in un altro bar qui nelle vicinanze, ho fatto 18 anni, okay. E poco prima dei miei 18 anni mi sono iscritto al primo corso di barman, okay. A Roma. Quale scuola ha fatto a Roma? EBS. Ah, EBS, ok. La European Bartender School, ho fatto quella scuola lì, ho fatto un po' di esperienze su Roma, mm-hmm. per qualche mese, poi sono tornato giù, dove ho iniziato a 18 anni precisi la mia esperienza con il Maybe, okay. Laddove mi sono presentato lì con due diplomi in caffetteria, un diploma come barman, okay. Però c'avevo 18 anni, ero un bambino, ecco. No? Attenzione a questa cosa, perché abbiamo detto Maybe Interior Caffè a 18 anni, quindi sì, parte da lì, io lì ci e lì ci lavorava già. Ci lavoravo e quando sono andato lì, nonostante gli attestati, mi fanno sì, va bene, inizia, vado il primo giorno. Capito cosa vi voglio dire, ragazzi? Inizia nella vita, inizia in un modo, ma poi come torna non lo sai mai, quindi inizia così, però quindi ogni cosa ha il suo perché nella vita. No, ma ogni cosa il bello è che quando ho iniziato la mia esperienza lì, io sono andato con questi attestati, bello, preparato, io ho sempre parlato in italiano, no? Laddove non si sente neanche tanto la cadenza napoletana, sì. Quindi sono andato, mi sono presentato nella maniera proprio più giusta possibile. Loro mi fanno ok, domani vieni a lavorare. Nel frattempo Glock fa partire un applauso, io grazie. Ho vinto di stare io dal banco bar, no? Di divertirmi un po', mi chiudono in cucina a pulire la cucina, a sgrassare la cucina, la sera a lavare tutta la sala, i bagni, tutta la giornata facevo un po' banco, aiutare a fare le stoviglie, quando serviva una mano fuori uscivo fuori a spazzare i tavolini perché abbiamo una sala molto grande, tutto ciò che non era fare il barman, esatto, è iniziato così. Però cosa è successo? Quando io ti dico la mia caparbietà, la mia decisione, no? Nell'affrontare le cose, dopo solo qualche mese, al primo poverello il barman che lavorava lì, non si sente bene un sabato, sì. Sera, non viene a lavorare. Oddio. E al bar iniziano a preoccuparsi, mo chi li fa i drink? Sai, il Maybe all'epoca viaggiava su una media di 200-250 drink ogni sabato, mo chi li fa i drink? Chi se la prende sta postazione? Io vado vicino a Marco e dico, ma dammi la messa possibilità, non ti preoccupare, me la vedo io. E lui fa, Rocky, ma sei sicuro? Cioè, me la vedo io. Comunque il giorno dopo viene licenziato il barman. Bene. Cioè, così
Il giorno dopo è stato licenziato il barman, io poi finisco la mia esperienza lavorativa dopo un anno al Navy, parto, vado nelle Marche, ho fatto delle esperienze nelle Marche, che lì ho anche dei familiari e dei conoscenti, ma neanche 6-7 mesi mi trasferisco a Milano. In verità, a dirla tutta, mi trasferisco prima a Varese, a Saronno, una provincia di Varese, dove lì mi hanno chiamato praticamente a fare una nuova apertura e a gestire quello che era tutto il lato bar, perché era un nuovo format, un concept che offriva alle persone, serviva drink e food. Loro facevano abbinamenti di carne e drink. Bello. E io con lo chef abbiamo scritto un bel menù di abbinamenti, drink e carne. Devo dire che è stata una bellissima esperienza. Beh, cacchio, bella cosa questa. Sono stato lì a Varese un po', e poi mi sono spostato a Milano. Da Varese avevo 20 anni, sono spostato a Milano fino ai miei 22, e poi sono tornato questo febbraio a Napoli, ho fatto il ritorno in patria, e sono stato con... Ho fatto lì poi a Milano, penso, una delle esperienze più importanti, belle, brutte e decisive della mia vita. Diciamo quelle che proprio ti hanno dato una formazione completa. Due anni sono lunghi, no? Sì, sono lunghi. E quindi è inevitabile che tu in 2 anni possa passare momenti belli. È normale, è ovvio. Però diciamo che è stata, io ad oggi la reputo l'esperienza più importante della mia vita, perché è un po' quel soldato che una volta si faceva ai tempi, i nostri genitori partivano a 18 anni per fare, no, il militare un anno e tornavano. È un po' quello che secondo me manca a tutti i ragazzi di oggi, ai miei coetanei, fare un'esperienza che possa un attimo irrigidire le persone per affrontare alla vita le batoste della vita, e soprattutto per formarsi caratterialmente, uscire fuori di casa, andare via dalla cerchia, un po' delle esperienze che possano farti crescere come uomo e che possano un attimo darti delle responsabilità, perché io quello che vedo oggi nei ragazzi e nei miei coetanei è che proprio non sono delle persone responsabili, non c'è tanta voglia, non danno valore alle cose importanti, ai veri valori, che sia già dalla famiglia, che sia al lavoro, e a capire che nella vita nessuno ti regala nulla, quindi se non ti dai a fare, caro mio, voglia te sta, poi dopo non ti lamentare. Cioè, è vero che esiste il destino, però bisogna anche dargli un po' di input, diciamo, un po' di... Assolutamente. O sei un figlio di papà, ma questa non è detto che però ti sia fortunato, poi, comunque. Esatto, ma poi anche se sei figlio di papà, poi devi essere bravo a gestire l'azienda di tuo papà. Se tu non sei bravo a gestire l'azienda di tuo papà, finisce di lavorare, fai chiudere. Sono d'accordissimo. Quindi è sempre importante che tu abbia cervello tuo, sia una svegliata nella vita. Sì. Secondo me devi darti una svegliata nella vita, perché se non ti svegli non fai nulla. Esatto. Soprattutto adesso, come adesso, che da Varese passi... adesso lasciamo perdere. Adesso lasciamo, ti mangiano se non ti svegli. Lo so. Ci sono anche tanti finti. Grazie per il follow a Luciano e a Josh. Grazie mille. Allora, c'è una domanda, Rocco. Ti faccio una domanda dei nostri spettatori. Per fare il barman, l'alberghiero conta? Sì, anche se su questo discorso io sono un po'... Occhio a cosa dici, Rocco, perché io ho fatto l'alberghiero, Rocco, ok? No, io su questo discorso sono un po' cattivo. Okay. Con questo cosa voglio dire? Che le scuole professionali italiane, pubbliche, ok, quindi non private, molto spesso peccano di organizzazione e peccano di preparazione, anche proprio per i ragazzi, partendo dai professori, dai docenti. E non voglio fare di tutta un'erba un fascio, ma la maggior parte delle persone sono uscite dalle scuole alberghiero senza saper fare niente. Nulla. Sono d'accordo, è vero. E questa cosa non è... A volte anche dai corsi privati esci che non sai fare nulla, ma lì è perché magari non ti sei impegnato. Ma dalle scuole alberghiero spesso comunque mi è capitato, conosco di persone che hanno fatto l'alberghiero, io non l'ho fatta, che comunque non hanno le attrezzature necessarie, non entrano mai nello specifico del lavoro, della professione, e quindi questo poi ti porta ad uscire fuori dal mondo scolastico. Esatto, ma tu col mondo del lavoro non ci sai. Esatto. Secondo me dovrebbero proprio cambiare tipologia di programma. Sai cos'è il tempo
che si ha nelle ore a scuola per fare cucina. Io che l'ho fatto ve lo dico, cioè hai 3 ore ogni 2 settimane? Che cazzo, cioè cosa fai in 6 ore settimanali? Cosa ti insegna? È ovvio che fai un corso da barman e vai a fare 7 ore al giorno, 6 ore al giorno per 2 settimane. E più, e di più, ma meglio. Anche far fare delle esperienze, sì. Dovrebbero anche, no? Perché poi va bene la scuola, va bene gli studi, ma ragazzi, il mondo del lavoro è tutta una cosa proprio. Ci sono dinamiche, situazioni. Laddove ci sono soldi, laddove si parla di lavoro, ci sono soldi, ragazzi, nessuno scherza più. Nessuno è più tuo fratello. No, quando si parla di soldi, sappi che anche quello che può sembrare tuo fratello diventa il tuo nemico. A farti il pezzo. Sempre. Quindi bisogna stare con gli occhi aperti. Sì. Il mondo del lavoro non è facile. Sì. Uno ci chiede, Glock ci chiede quanto guadagni al mese, ma che domanda. Quanto guadagni al mese? Però magari può essere cioè magari se guadagni tanto, dillo, magari si spronano a diventare barman. No, scherzo. Guadagno poco, no, ragazzi. Aspetta, voglio fare una premessa. Non fate qualsiasi lavoro solo per quanto guadagnereste. Non lo fate mai, perché durante... No, ragazzi, la verità è che c'è il momento giusto per capire quando c'è da pensare ai soldi, esatto, e quando c'è da pensare, bravo, di sacrificarsi. Bravo. Vi dico la verità, io tantissime volte ho lavorato anche gratis, ma proprio gratis. No, lo so. Lavori veramente, cioè, giornate di lavoro pesanti. Io non ho mai pensato ai soldi fino a qualche anno fa. Ho sempre solo pensato a lavorare, a quello che potesse essere meglio per la mia carriera, per la crescita e per arrivare a fare poi un qualcosa di importante e guadagnare poi un qualcosa di importante. Ma se vi attaccate subito ai soldi, vi assicuro che non fate nulla. Prima bisogna lavorare, sudare, fare sacrifici, allo stesso tempo studiare e prepararsi su quello che appunto volete fare, e poi potete permettervi di pensare ai soldi. Ma se voi non siete, tra virgolette, padroni del vostro lavoro e di quello che state facendo, come pretendete di voler guadagnare tanti soldi? Bravo. Cioè, io i soldi non te li proprio... Tu non sai fare qualcosa e non mi dimostri di saper fare qualcosa o di essere una persona che comunque sta sul pezzo, ma io di cosa stiamo parlando? Io ti, cioè, cosa chiedi? Per le ore che stai facendo, perché è giusto che ti hago almeno per le ore di lavoro che stai facendo, per il lavoro che fai. Ma si tratta ovviamente di una paga che, no, è quella comune. Sì. Poi se tu riesci a fare un qualcosa di in più e dire, oh, questa persona è capace ed esperta in questa cosa, è chiaro che poi i soldi arrivano. Sì. Ma non pensate sempre ai soldi, i soldi arriveranno da soli. Voi pensate a lavorare, a fare sacrifici, esatto, poi i soldi arriveranno. Ponetevi l'obiettivo di fare bene il vostro lavoro innanzitutto e poi dopo magari a quanto guadagnate. State tranquilli. E soprattutto, ragazzi, voglio fare una premessa: non siate troppo attaccati ai soldi, nel senso che qua fondamentalmente tutti viviamo per i soldi, no? Nel senso che è brutta come frase, ma non la fraintendete, non è che viviamo per i soldi, no. Ma a chi è che non piacerebbe avere, porca, i soldi? Miseria. O a chi? A quale persona non aiutano a far vivere meglio, a stare, ma meglio? Sì, ma sì, però vi posso dire una roba, i veri valori sono altri. Bravo. Sono d'accordo con te. I veri valori sono altri. Pensate ai soldi, a guadagnare bene, perché è importante per fare una vita serena voi e anche per tutto il vostro futuro e per le persone che poi sceglierete come compagni di vita, no? Certo. Per un eventuale figlio, per un'eventuale moglie, quindi è importante che uno si crea una base per affrontare meglio la vita, però ricordatevi che non è la cosa più importante, ma ci sono altri valori molto più importanti, delle cose molto più importanti che ad oggi sono queste. Tanto ho mandato adesso in questo momento dietro, ci sei tu che lavori, insomma. Sì, ci sei tu. Io non vedo. Vabbè, ma questi video tu li conosci, hai fatti te. Io ero pure piccolissimo, cioè avevi la cresta addirittura, pensa. Stai preparando un cocktail? Madonna. Sì. Vabbè, ma questo è giusto per tenerlo in secondo, diciamo, di sfondo, diciamo così. No, ma figurati, io non rinnego mai. No, ma... Sono stato e... Ma forse secondo me qua... Io ho portato delle capigliature a... Lascia stare, veramente, quando siamo guardati. Però va bene, stai benissimo così. Però guarda che arte, guarda che bravo, bravissimo, andala. Tac. Che video stai guardando? Allora, in questo momento hai preparato un cocktail in coppa,
Sei con una casacca nera a maniche corte, capello rasato al lato, ti ho spiegato tutto prima. Ah, ok. Non sei capito. Qui a Milano, è a Varese. Ok, ecco, Qui a Varese, Varese. Varese. E poi abbiamo, Molto ne abbiamo un altro video, qui stai riparando in doppia versata, ecco. Stai riparando altri cose. Ecco, attenzione il flare, signori, l'ho già visto prima, ma lo rivediamo. Dicevamo quindi che sei quindi partito da Napoli, hai fatto un bel giro per Varese, sei arrivato a Milano hai conosciuto una persona particolare che insomma si chiama Bruno Manzani, che insomma è stato anche lui un pezzo della tua storia di giornata. Da lì poi, ritorno Bruno Manzani, decidi di ritornare a Maybe. E dove si trova precisamente il Maybe Interior? Cioè, se qualcuno che ci sta guardando vuole vedere, dove? Beh, allora, com'è la situazione adesso, diciamo, della situazione lavorativa? Dicevi prima che hai lavorato tanto, quindi la situazione è positiva. Vediamo un messaggio positivo anche qui, cioè, chi vuole spostarsi. Tratti settimane, periodi o giornate in cui si è lavorato veramente tanto, come ci sono stati anche i basti laddove abbiamo lavorato poco e le persone magari, sai, adesso comunque con luglio, agosto, il caldo, le persone tendono a spostarsi verso il mare. Ok. Quindi anche questo compromette un po' anche un calo, no? Sì, immagino. Però si lavora tanto perché fondamentalmente in un bar si lavora sempre tanto, perché tanto c'è sempre qualcosa da fare in un bar. Ricordati questa cosa qua. Sempre. In un bar c'è sempre qualcosa Non da puoi fare. fermarti, non esiste. No, no, intanto se non c'è gente pulisci, se non pulisci c'è gente, se non c'è gente non pulisci, stai facendo qualche preparazione o stai dando sicuramente qualche sistemata a qualcosa. Ah, certo. Beh, sì, no, scusa, mi stavo un attimo guardando la chat, che ci sono sempre i soliti simpaticoni. Ah! Ma comunque, ah, sì, Cos'è? abbiamo già Cosa stai eliminato. scrivendo? Ah, no, tutto a posto. Ho abbassato Josh, va bene Ah, su di così? me in particolare? No, niente. Il volume è alto, adesso va meglio? No, perché ci dicono in chat che il volume è troppo alto. Sentite? Troppo alto il volume? Sentite? Avete qualche domanda da fare a Rocco intanto, mentre capiamo pure se il volume è alto oppure no? Va bene? Ok, grazie, Mr. Ceroz. Ok, Perfetto. perfetto. Quindi, insomma, tu al Maybe Interior Café sei il co-owner. Cioè, che cosa vuol dire co-owner? Sì, Spieghiamo cosa vuol dire. praticamente, allora, io, Marco e Seba, che ad oggi sono i miei soci attuali, quando io lasciai il bar all'età di quasi 19 anni, ci facemmo una prima. Tra noi si è stretto veramente un bellissimo rapporto, anche in base al lavoro fatto, no? Quando lavoravo lì, che sono partito, che lavavo le cucine, poi sono arrivato a fare la trincheria e a portare un concetto di cocktail in quella zona veramente particolare, perché il bar aveva una grandissima potenzialità come struttura e soprattutto come mentalità, perché Marco e Sebastiano sono state due persone che hanno sempre voluto imparare, crescere e migliorarsi giorno dopo giorno. Sono due grandi, io li reputo due grandissimi imprenditori, persone che sanno stare nel mondo imprenditoriale e sanno veramente affrontare qualsiasi situazione. Io li reputo veramente le mie spalle forti, sono due potenze per me. Oltre ad essere due fratelli, perché abbiamo un rapporto che va oltre quello lavorativo. Dopo aver fatto il nostro lavoro qualche anno fa, noi decidemmo: Ro, tu vai, fai le tue esperienze fuori, fai quello che devi fare. Quando vorrai, quando sentirai pronto, sappi che un giorno faremo qualcosa insieme. E È così è così è stato. stato. C'è stata una chiamata in gennaio, l'ultimo gennaio, laddove abbiamo parlato un po', tipo un'oretta al telefono, della situazione attuale, mia, loro, eccetera, eccetera. Abbiamo deciso di sposare adesso questo matrimonio, diciamo, tra me e Bella loro, frase e questa. anticipando di qualche Sì. anno, e è nata la collaborazione al Maybe. Bene.
a settembre lanciamo. Lo vuoi dire? La nostra guarda, lo stava. No, no, abbiamo già rivelato l'abbiamo già... sui social. Sì, sì, abbiamo già rivelato. Sì, ho visto, social, hai messo. Nei migliori. Ho visto. E a gennaio poi ci sarà un'altra novità. Quindi adesso siete, cioè, a settembre in pratica avete preso degli uffici, insomma, i tuoi uffici. Sì, noi abbiamo preso uffici, magazzini, laboratori, cucina, oltre alla struttura. Ah, bello, cazzo. Cioè, di livello, insomma, bravi. Bisogna essere al passo. Sì, io al passo. Carmine, ci tengo sempre a fare le cose al top. Nel senso che io se devo fare una cosa, o la faccio. O non la fai proprio. Su questo ho la capacità di aspettare il momento giusto per farla al top. Perché a me che cosa piace farle come si deve. E quindi abbiamo preso un ufficio che è anche molto 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 grande, che dà vista, penso, a tutta la sala. Uh-huh. Ed è tutto molto vicino, il bar, la sala e gli uffici che sono sopra la sala. Beh. E in modo tale, perché per me ad oggi, ti dico la verità, anche avere un ufficio è molto molto bello. Ma io infatti, cioè, voglio dire, una cosa, cioè, che soddisfazione hai, cioè, voglio dire, è molto, molto bello. Io se devo ospitare una persona, che sia un cliente, che sia il proprietario di un'azienda, che sia un imprenditore, che sia un professionista, qualsiasi persona, io posso dire vieni in un ufficio, cioè, un luogo che dà un tocco di professionalità, esatto, che... è un tocco di... cioè ti fa capire anche che è importante, perché fa capire che hai comunque molto un certo livello, insomma. E poi, insomma, adesso al Maybe, quindi partirete, hai detto, a settembre farete questa cosa, avete altri eventi in programma, qualche altra cosa? A settembre abbiamo il Be Your Events, la nostra sala eventi, okay. E abbiamo già chiuso, in verità, 3 feste private per settembre, top, lì. Top. E in più io ho chiuso adesso 2 eventi, uno a fine agosto e uno a inizio settembre, in trasferta. Non voglio ancora rivelare perché non sono uscite ancora le locandine. Uh-huh. Ma ho anche 2 eventi come special guest in 2 posti diversi. Non si dice. Oltre agli eventi che faremo al BIA a settembre, che abbiamo già chiuso. Ottimo. E sono veramente molto 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 Le cose vanno bene. Ma dimmi una cosa, visto che noi stiamo facendo una chiacchierata, quindi voglio dire, il tuo drink preferito qual è? Il mio, per esempio, è il Long Island. Lo so che mi schiferai in questo momento, però qual è il tuo? No, ma anzi, perché dovrei? Il Long Island è fondamentalmente... Sì, ti vediamo benissimo. Il Long Island è anche uno dei miei drink preferiti, ma da costruire. Da costruire. E allora, drink mio preferito, partendo con la premessa che io non bevo... E vi spiego anche il perché. Io ho problemi di stomaco, quindi esplodi se bevi, divento subito aggressivo e mi sento male. Non è che mi imbriaco, no, però. Però mi sento male con lo faccio stomaco, una sigaretta, quindi un drink. E quindi, se proprio devo dirti un drink preferito, quello che bevo di più è l'americano. Bevo l'americano in orario aperitivo. Vermouth, bitter, soda. Vermouth. Che proporzioni usi per fare il 3CL, okay. Una soda. Bene. E ci sono stati eventi particolari? No, eventi intendo, ce la posso fare. Eventi particolari con qualche cliente, qualche richiesta particolare, la richiesta più strana che hai mai avuto. Non lo so, un evento particolare della tua vita dietro un bancone che puoi raccontarci? Madonna mia. Allora, tu devi sapere che se stai in un bar tante ore al giorno le vedi tutti, ecco, i colori. Partiamo da questo presupposto, ma le vedi veramente di tutti i colori. Vedi persone veramente alla più strana, alla più assurda, e vedi veramente scene di tutti i colori, belle e spiacevoli che siano. Sì. Allora, se devo parlarti di un'esperienza dietro al banco bar, ho avuto a che fare, ti parlo di esperienze negative, ma non che sia successo qualcosa, ma che ti fanno poi anche ridere. Sì, divertenti, insomma, qualcosa di... Ho trovato ad avere a che fare con 3 bestie, 3 bestie. 3 persone,
Io c'ho i tavolini della sala interna davanti al banco bar, Ok. no? Questa comunque, questi tre si sedono, stavano già mezzi brilli a luna di Avevano già notte. dato, diciamo, prima di venire. Da lontano, scusa, Scusa. ti dico già. Che già dire tu? Fai tre vodka a fragola, passo al lemon. Oddio. Sai, io spiego, ragazzi, non mi dispiace, ma non facciamone questi drink. La risposta di questa, la risposta no, la risposta di questa è: oh, già veni a logo dalle fa, Ah, devo venire io invece. qua dietro a farli. Bello. Bello, bello veramente, guarda. Eccezionale. Credo di ragazzi, E tu cosa hai detto? io neanche dovrei farvi sedere. Veramente, guarda. Complimentoni. Però anche in quel momento, Rocco, tu sei stato un grande esempio per tutti. E gliel'hai fatti? No, non gliel'hai fatti. No, Bravo, per questo sei stato un grande esempio. guarda, io ma non ce l'ho neanche la vodka fragola locale. Mamma mia, meno male. Nonostante potessi fare altri drink con la vodka alla fragola, ma preferisco Sì. mantenerla. No, ma dai, sì. No, ma bisogna, cioè, mettersi pure nei panni, cioè. Non bisogna viziare i clienti in modo sbagliato, perché poi vanno negli altri locali e rompono le scatole agli altri bar. No, Diciamoci la verità. io penso che allora, il nostro lavoro è abbastanza particolare. Fondamentalmente, chi è che capisce di drink? Chi è che capisce i prodotti alcolici? Chi è che conosce tutti i drink? Cioè, quale cliente? Neanche i baristi ad oggi conoscono Infatti, non tutti quello, non sanno almeno. quello che fanno, ma figuriamoci i clienti, no? Quindi bisogna anche comprendere che in Italia si beve molto vino e molta Vabbè, sì. birra, i drink un po' meno. Ci stiamo evolvendo pian piano, stiamo imparando anche questa cosa qua, ma bisogna educarli. Bisogna educarli e far capire alle persone che cos'è un drink. Il drink non è soltanto quella bevanda per il piacere dell'alcol o perché devi, no, divertirti, eccetera, eccetera. Ma il drink, magari in discoteca è così. Esatto, sì. Discoteca Tra va bene pure, però. virgolette, sempre tra virgolette, sempre tra virgolette, perché io non penso che in discoteca non si possa fare bere di qualità. Però almeno parliamo dei bar, i bar dove tu il drink lo paghi anche qualcosa in più, ci sono dei prodotti, un'ampia scelta di prodotti, quindi io mi applicherei, mi concentrerei un Su attimino quella sui cosa lì, bar. sì. Il drink le persone devono capire, dobbiamo essere noi a farglielo capire, che non è soltanto quella bevanda che noi prendiamo per il piacere dell'alcol il sabato sera, ma il drink è a tutti gli effetti come un primo piatto o come una buona Beh, pizza. sì. Tu Sì. vai, tu perché scegli una pizzeria o un pizzaiolo? Perché sai che lì c'è la pizza Buona, sì. buona, perché scegli un buon primo piatto, un buon ristorante o ti fai consigliare? Perché sai, vuoi mangiare bene. Bene, ragazzi, la stessa cosa deve essere con i drink. Esatto, sono d'accordissimo. Però la gente non lo Sono la sa, la stessa gente non lo cosa, sa sì. perché è un mondo un po' Sì. diverso da mangiare. In Italia mangiamo dalla mattina alla sera, quindi abbiamo una cultura sul cibo. Sui drink no, quindi se non siamo noi a A istruirli. dare un'educazione, a istruire le persone su cosa devono bere, alla fine non lamentiamoci neanche se entrano e chiedono ancora Vodka i fragola. quattro bianchi e l'angelo azzurro. Sì. Sì, L'angelo è vero, sono d'accordo, perché bisogna creare, cioè, anche se uno magari ti chiede un cocktail particolare, un cocktail magari strano, tu da lì poi lo porti a prendere qualcosa, a provare qualcosa di nuovo, e così lo istruisci. Cioè, tu prendi il ragazzo che è di fronte a te e dici: caro mio, invece di bere questa cosa, che magari è un po' antica, ti faccio è io così, qualcosa di buono, e è poi il mi dici lavoro se è che ho buono oppure no. fatto, esatto, è il lavoro che ho fatto io quando lavoravo al bar a 18 anni, con la voglia di un giovane ragazzo appena uscito da un corso di barman a Roma, aver fatto sacrifici e qualche esperienza anche su Roma, avevo voglia di educare un po' le persone lì, perché c'era veramente una grande clientela. Marco e Sebastiano avevano una bella testa di voler crescere anche sotto quel punto di vista e quindi abbiamo sviluppato quella che era una drinkeria, poi diventata molto professionale, dall'attrezzatura alla bottigliera, perché se tu vai Sì. tutte le bottiglie che abbiamo al bar è veramente un numero importante. E quindi io all'inizio veramente ho fatto la guerra con le persone a eliminare le cannucce, a eliminare i poco ghiaccio, a eliminare la vodka alla fragola, la vodka alla pesca, a eliminare tantissime di quelle cose che Chiaramente, un ormai barman sì. professionista o almeno un barman che vuole fare il professionista e vuole diventare un professionista
non fa. Sì, certo. Quindi ho fatto veramente a cazzotti con i clienti. Immagino, non è facile fargli Però vabbè, capire, cioè basta, quando alla uno fine si mi abitua a fido di Steve. qualcosa per anni e anni è difficile, poi deve essere bravo a portarlo sull'altra strada, perché se no quello non cambia, non c'è poco da fare. Bisogna essere bravi. Quindi, se ho capito bene, insomma, il reparto cocktail drinkeria è stato aggiunto dopo il Maybe. Cioè, l'hai aggiunto tu, insomma, hai dato No, tu. C'era già, c'era già, ma c'era già. Ok. però il Tris di vodka si faceva, capisci? Ok. Quindi adesso tu, diciamo, hai dato una svolta un po' alla. Era un bar che faceva tantissimi drink, ha sempre lavorato con i drink, però mancava quel tocco di professionalità che li potesse poi col tempo distinguere dagli altri bar, dagli altri locali e soprattutto anche dare un'importanza Sì. a livello campano, perché poi quello che è Sì, successo, siamo infatti, usciti sì. anche Infatti sul lo stavo giornale, per dire, siete comunque. siamo usciti 2 volte sul giornale, a livello regionale o almeno a livello, anche solo se pensi a Napoli, su quanti abitanti ci Vabbè, siamo, quanti bar ci è già sono, tanto. ti dà Sì. un'importanza e vieni visto in maniera diversa. Per me quello contava tanto e ci siamo riusciti, Però infatti, ci ecco siamo riusciti. appunto, diciamo che Ad si oggi vede che abbiamo c'è, creato un'altra insomma. realtà che il Maybe Your Events, Ok. e a gennaio ne Ne lanceremo lanceremo qualcosa, quindi un'altra. seguitelo Quindi su io Instagram, arrivo. quindi... Sì. seguitelo su Instagram, ragazzi, eh. Tra l'altro ho aperto anche un canale YouTube, Rocco, giusto? Sì, Poco, da poco. dove lì posti un po' di Da poco video, un ho po' di iniziato. cose. Io ho sempre pensato di aprire un canale YouTube, di fare qualcosa su YouTube, ma non ho mai Tu ci sei capito mai messo, cosa insomma. io potessi fare, e sì, avevo bisogno di concentrarmi prima di farlo, perché per me non era un semplice canale YouTube. Ok. Per me il canale YouTube può essere anche lì un'altra piattaforma che può essere sfruttata nel migliore dei modi e che poi da lì puoi ricavare dei bei risultati per portarli poi sul lavoro. Quindi ho, diciamo, cercato di differenziare YouTube, i video di YouTube da quelli che sono i video di Instagram. Instagram è un po' il faro generale che guida Rocco De Angelis, Maybe Interior Café, Be Your Events, canale YouTube e tutto quello che poi sarà con te. Esatto, sì. YouTube è molto concentrato su quello che è la formazione, i tutorial, conoscenza, chicche, segreti, ospiti, eccetera, Ho eccetera, visto qualche video, drink, sì. ricette, segreti di lavoro, eccetera, eccetera. Poi col tempo vedrete che bei video sto Bene, preparando. aspettiamo con ansia. Il Maybe, ovviamente, tutta la comunicazione del Maybe si concentra su quello che facciamo al bar, su una giornata lavorativa al bar, sui prodotti che serviamo, sugli aggiornamenti che facciamo lì al bar, eccetera, eccetera. Il Maybe Your Events si concentrerà appunto su Su quello che quelli che saranno gli eventi e anche un po' il nostro nuovo format di fare eventi in una sala eventi. bello. Stiamo creando una bellissima situazione lì, la struttura è grande, molto bella e con l'aiuto di un architetto e di uno scenografo adesso stiamo veramente facendo un bel lavoro e in più un bel programma di pacchetti per le persone per fare i loro meeting aziendali, Certo. le feste aziendali o feste private, è veramente molto molto bello e ho curato nel minimo dettaglio, Beh, nel minimo vi minimo auguro il dettaglio. meglio, vi auguro il meglio, veramente. Che Grazie te lo mille, meriti, te lo grazie meriti, mille. te lo meriti. Bravo, 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 bravo. Grazie, grazie. E ho una domanda per te, adesso. Abbiamo Dimmi. parlato del maybe. Allora, ricordiamo però, aspetta. Ricordiamo il maybe dove si trova, ricordiamolo bene, in modo che possano venire a trovarti. Siamo Precisamente, a Sant'Antimo, ragazzi. Sant'Antimo, Maybe Interior Café. Vabbè, a parte, se andate su internet basta cliccare su Google, lo trovate, quindi non c'è nessun problema. Sì. Maybe Interior Café, se volete assaggiare un bel Se andate cocktail. sulla Maybe, sulla pagina Instagram, c'è direttamente il link che vi apre il Via. navigatore. Quale cocktail suggeriresti? Sì. Da bere nel Facciamo un locale? cocktail, cioè, diamo un cocktail per chi verrà a trovarti, magari. Quando verranno a trovarmi farò provare il mio Foresta Nera. Foresta Nera. Non, vuoi dire... È uno dei drink più bevuti, è un drink che ho scritto per una consulenza che ho fatto. Vedi? Ed è un drink nato così, carta, penna, senza assaggiarlo, l'ho mandato a mio direttore in ritardo, poi l'ho assaggiato, ma ero pienamente convinto del gusto del drink. E a qualsiasi persona io l'abbia fatto assaggiare è veramente piaciuto tantissimo e ad oggi è uno dei drink più bevuti all'interno del mio Volete locale, assaggiarlo, che appunto è un Foresta ragazzi? Nera. Volete assaggiarlo? Ed esce Eh? tra l'altro domani sera sul canale YouTube. Vedi? Vedi? Domani sera. Allora, Rocco De Angelis su YouTube.
quindi Rocco De Angelis lo trovate, e c'è la sua immagine, la sua foto, e potremo vedere questa foresta nera. Gli ingredienti li vediamo domani sera sul tuo canale YouTube. Eh sì, a Eh sto sì, punto sì. assolutamente sì. Tornerai qui sul canale? Pensi di tornare? Vogliamo fare una puntata dedicata a un cocktail, alla costruzione di un cocktail in live? Ti va? Assolutamente, Ti va? Che ne assolutamente, cara. pensi? Facciamo un drink in live, non c'è nessun problema, però dobbiamo definire poi bene col tempo l'orario, Esatto. perché se devo farlo in diretta dal bar devo capire Quando quando farlo, certo. farlo, Sì. anche per un discorso di Spero che clientela. faccia Però piacere, insomma, a chi ci lo faremo, segue. Spero che faccia piacere questa cosa a chi ci segue. Possa essere magari, penso di beh, sì. sì, penso che possa essere istruttivo, Poi se non mi istruttivo. fa piacere cambio Via. canale. No, no. Se non vi Voglio piace. divertirmi Sì, d'estate, sì, sì, sì. altrimenti. Ci sono No, domande, se niente. avete domande, fatecele pure. Intanto, aspetta che sposto un attimo le caselline qui. Stai sfumacchiando, anch'io sto sfumacchiando. Ma è una chiacchierata se fa così, si sfumacchia. Siamo fuori al bar, un po' a distanza, però Sì. alla fine è così, insomma. Divano È di sul casa. divano di casa. Cosa potete raccontarci più sul maybe, sulla tua storia, sulla tua vita? Direi che abbiamo detto quasi tutto. Sai quante... Abbiamo detto, ma sai, ci siamo sentiti in Rocco, abbiamo detto, beh, facciamo un'ora, diciamo così. Siamo a due. Io ho detto a Siamo a Carmineca, due. non voglio preparazioni, non voglio domande scritte, Allora, la studiate, verità, se solo le vuoi prime... vai e fammi qualsiasi Sì. domanda, che tanto io sono, come vedete su Instagram, ragazzi, è come sono nella vita, Così. io sono un libro aperto, Lo so, nel infatti... senso che non mi preparo nulla, non studio, non recito, io, altrimenti facevo l'attore nella vita. Ecco, bravo, bravo. No, no, abbiamo fatto proprio una chiacchierata. Nemmeno le domande sapeva che avrei fatto, quindi... No, no. Anzi, devo dire che sei stato abbastanza pronto, Io non ho insomma. avuto, ma io non ho avuto neanche poi la possibilità di concentrarmi questa mattina, ad esempio, a dire mo mi preparo qualcosa, sono stato al bar, ho avuto da fare, e figurati, No, proprio lo così, sono venuto spedito e io ero pronto alle 3 meno un so. quarto, qua in Porto Cervo. Perfetto. Ma l'importante è che sei essere pronti. Il tempo Ah, non fa. No, quello sempre, ma è una cosa. Ma, calcolare allora, sempre, aspetta, ma una cosa te la voglio chiedere. Te la voglio chiedere perché a proposito, dimmi. no, era da tempo che da quando abbiamo deciso di iniziare a fare, cioè, di fare questa intervista, ho trovato una cosa su Google che ti riguarda. Perché tu Cosa? Google, vai, scrivi Rocco De Angelis e ti esce via che eri su Ask. Ma forse non so neanche se Ma sono come io, cacchio perché te ne... Cioè, ci sta Ask. la foto tua. Sì, No, ma tu se cerchi Rocco De Angelis ti escono tanti quei profili falsi, te lo giuro, su Instagram, su Facebook. Pensa che io Facebook non lo utilizzo. Tu dici, come fai tu a non utilizzare Facebook? Io non utilizzo Facebook, come. c'ho Facebook che è collegato ad Instagram, ma non apro mai Ah, Facebook. ok. Mai, mai, mai. È una piattaforma che ho lasciato un po' lì e io utilizzo solo ed esclusivamente Anche Instagram. io molto. E pensa che spesso mi vengono a dire, oh, ma ti sei iscritto qui, no? Ti sei iscritto lì, non so niente. Bene, bene, benissimo. Sei nelle mani di 2000 persone in giro per il web. Amen. Io per questo dico, ragazzi, io sto su Instagram, sto lì. E basta, Rocco Punto. De Angelis su Instagram, punto, finito, non ce n'è più. Bene, allora chi cacchio ho taggato su Facebook l'altra sera? Benissimo, ottima cosa, ottima. No, no, ma Grazie. il Ah, profilo su Facebook c'è. ok. No, no, Sono mi io che non chiedevo. sono andato neanche a vederlo. Ok, ho avuto un attimo di così, ho detto beh, bene, No, no, sei ho tranquillo, quello c'è, ma Ok. non Non lo lo utilizzo, utilizzi, non non lo lo utilizzi. apro. Quale consiglio daresti quindi a chi vuole magari intraprendere la tua attività? Il momento è tipo... Beh, io direi partiamo col presupposto che c'è tanto da lavorare, nel senso che chi guarda gli altri deve guardarli, ma fino a un certo punto, poi deve tornare un attimo coi piedi per terra, deve guardare la realtà dei fatti e quindi da dove iniziare. Ok. E spesso sono proprio dalle basi, e soprattutto avere la giusta mentalità, la mentalità di sapere che ci saranno alti e bassi, ci sarà da fare sacrifici, c'è da rinunciare a tante cose belle che mai rinunceresti nella vita. E consiglio alle persone giovani di viaggiare, perché viaggiare è il miglior modo per conoscere. Vero, vero, vero. Vedere nuove E situazioni, nuove soprattutto realtà. non concentratevi mai solo ed esclusivamente sui soldi già dall'inizio, anzi.
pensate a lavorare zitti, lavorate il doppio in silenzio, e che poi i soldi arriveranno da soli. Sì, pensate arrivare a lavorare, a crescere, a fare gli uomini prima dei professionisti e a studiare. Giusto. Beh, io direi che siamo arrivati a conclusione di questa intervista, Rocco. Pensi di aver detto tutto? Bene. Mi hai detto tutto, Rocco? Almeno su quello che mi hai risposto. Su quello che mi hai risposto, sì. Su quello che mi hai chiesto, sì. E altre cose vuoi dire? Vuoi dare un messaggio? Vuoi dire qualcosa? No, il messaggio è stato un po' questo che ho avuto qui in conclusione, no? Nel senso, sbracciatevi, rimboccatevi le maniche, lavorate tanto. Non pensate troppo ai pareri delle persone, perché spesso le persone sono lì sempre pronte a criticarti senza sapere neanche chi sei, da dove vieni e perché stai facendo quella cosa. Quindi consiglio personale, fregatevene di quello che pensa la gente, fate quello che volete voi, ovviamente fatelo con testa e poi i risultati arrivano. Fate sacrifici, stringete i denti che i risultati arrivano. Io parlo con le persone che spesso mi scrivono, no? Per me è anche assurdo, ti dico la verità, perché io sono una persona molto 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 umile, ed è anche giusto, perché io sono semplicemente un ragazzo di 23 anni che lavora, punto e a capo. Però spesso le persone comunque mi scrivono: Rosa è un punto di riferimento, Rosa, ecco, lo stanno scrivendo in questo, allora da seguire. Fermati. Non è che è una cosa costruita, perché lui non vede la chat, non vede un cacchio. In questo momento un utente ha scritto: sei un punto di riferimento, Mr. Ceros. Ha scritto: sei un punto di riferimento. È molto bella questa cosa. Dice proprio... È molto molto bella questa cosa. E la maggior parte delle persone che mi scrivono questo sono ragazzi che come me partono dal nulla, nel senso che io non è che ho avuto papà alle spalle che mi ha pagato i corsi, ma non per demerito di mio papà. No, ma immagino, certo. Io non sono nato nell'oro, non vengo da una famiglia ricca o benestante. A casa mia sono tutti lavoratori, siamo tutti lavoratori. Io e mio papà è un banconista salumiere, mia mamma ha sempre lavorato in lavanderia, e quindi siamo delle persone molto semplici. E io posso dire alle persone che partono dal zero, da zero e dal nulla, di crearsi la loro vita con le proprie mani, sfruttando le possibilità, ma soprattutto creandosele, non avendo mai paura di rinunciare, non avendo mai paura di spingere quando c'è da spingere, e soprattutto non facendosi mai deconcentrare da situazioni esterne. Restate sul pezzo, ricordatevi sempre del vostro passato, da dove venite. Ricordatevi sempre di casa vostra, della vostra famiglia, e poi lavorate che i risultati arrivano. Giusto, giustissimo. Allora, per lasciarci, però, voglio farti le ultime due domande. Una è questa, diciamo, per concludere un po' il tutto. Intanto vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi, veramente grazie mille, veramente. Un grande riscontro, grazie mille. Seguiteci sui social, sia me sia Rocco, per i suoi eventi, per le sue insomma attività. Domani sera su YouTube, giusto? Domani sera su YouTube, domani sera Foresta Nera su YouTube, esatto, che è il cocktail che vi offrirà quando andate... No, scherzo. Se presentano in centro. Vabbè, allora, se fosse per questo, facciamo una cosa. Se vengono in chat, lì al Maybe, domani, a chiederti il Foresta Nera dicendo o cinese TV, allora domani gli fai uno sconto. Si può fare questa cosa? Vai. Ok, se domani andate da Rocco al bar e dite un Foresta Nera o cinese TV, lui vi farà uno sconto sul cocktail. Uno sconto, cioè, vedi. Dai. Prendi il primo e il secondo in omaggio. Facciamo il primo e il secondo in omaggio, ok? Giusto? Perfetto. Va bene così? Perfetto. Ok. Quindi andate a trovare Rocco, ragazzi, alla grande. Sotto il canale, qui sotto, trovate i link dei miei social, se volete seguirmi, su Instagram soprattutto. Posterò comunque anche su Facebook, Discord, eccetera. Rocco lo stesso, lo trovate come Rocco De Angelis su Instagram. Su Facebook no, non ci sta su Facebook, per cortesia. Ci sono. Ci sta, seguite, ma non se lo caca. Pubblico quello che pubblico su Instagram, perché è tutto in collegamento, ma non vi rispondo lì. Non ci sta. Non mi apro proprio. C'è troppo da fare. Esatto. Durante la giornata, se mi metto a pensare a Instagram, a YouTube, a Facebook, e poi c'è il bar, e poi c'è il lavoro, e poi c'è il B.
Buonanotte, sognatore. Intanto c'è il Mister Ceros che ha scritto: Rocco, t'ha fatta. No, che ha fatto? Perché cioè, non è che ci domanda io. Anzi, ben venga che ci arrivano 2000 persone lì da te domani. Cioè, voglio dire, no. Porca miseria, dai. Magari ci cascano, ma non lo so. Quindi, ti lascio con questa domanda. Cosa non rifaresti nella tua vita e cosa lasceresti uguale? Pensaci, no, tu pensaci. Se vuoi ti metto... lo so. È una domanda abbastanza importante. Non è preparata, ragazzi. Sicuramente non rifarei alcuni errori che ho fatto. E ti parlo anche di errori abbastanza recenti. Non rifarei... Diciamo che non avrei... abbastanza complicato, non so. Nel senso, non farei degli errori che ho fatto, che ad oggi li ho analizzati, corretti, ci ho lavorato su, ci sto ancora lavorando su, e di sicuro non li rifarei. Okay. Quello che rifarei altre mille volte è veramente tutto quello che ho fatto. Perfetto. E tutto quello che ho fatto in termini di esperienze, tutto. Scelte e cambiamenti. Ok. E un'ultima frase, con questa chiudiamo, te lo giuro, ok? Ti lascio libero. Osa volare alto. a parte che il suo motto è osa volare alto, questo è molto importante. E penso che l'abbiamo capito, cioè, alla fine l'abbiamo capito che è il tuo motto. Cioè, si è capito benissimo, Rocco. Ma dall'inizio della... cioè, osa volare alto, ed è giusto così. Bisogna volare, osare volare alto, andare in alto sempre di più e avere la forza, la grinta e la voglia di fare, di dimostrare forza, a se stessi forza, qualcosa per andare al meglio nella vostra vita, secondo me. Sempre a se stessi. Prima cosa, sempre a noi stessi. Questo è molto importante. Domanda alla Marzullo. Te l'ho detto prima. Questa te l'ho detto prima, però, così... Lei crede in quello che fa o fa quello in cui crede? Se vuoi te la ripeto, se no. No, l'ho capita. Io credo in quello che faccio. Tu credi in quello che fai? Sì. Ok. E a volte faccio quello che credo, ma la maggior parte delle volte è credere in quello che faccio. Benissimo. Bene, Rocco, allora io ti ringrazio per essere stato qui con noi, anzi con me, con i nostri utenti. E grazie mille a tutte le persone che ti hanno seguito. No, io ringrazio te perché sei stato il primo grande ospite, ti ringrazio per essere venuto qui è stato veramente sul mio canale. L'ho aperto da poco, come tu ben sai, e quindi per me è un grande onore averti qui. Sei comunque... un pezzo grazie da 90 mille, del bar in Italia, secondo me, lo sarai sempre di più, ma invece no, è così, no. Sei giovane ma farai, non è una paraculata, cioè, non è perché sei qui, è che è la verità, si vede in quello che fai tutti i giorni, sì, lo so, ma è la verità, ti ringrazio tantissimo, grazie a chi è stato con noi, ha scritto in chat, ha interagito con noi, grazie mille, e vi rilascio al video di presentazione del nostro Rocco, e ci vediamo, se volete, più tardi qui sul mio canale, che devi sapere, Rocco, che faccio anche questo, giochiamo insieme a Rainbow Six, se volete, se vi va, io ci sono. Io sto lavorando. La so, vabbè, allora, ti auguro quindi buon lavoro, ci rivediamo presto qui sul canale. Per magari grazie, ti amo tanto. Un abbraccio forte. grazie mille. Grazie e ci rivediamo presto con il nostro Rocco. Io vi ringrazio e vi lascio a questo bel video. Like you all of that, yeah, girl. 'Cause when I call you back,
just turn on your satellite, you on the map, baby. Cause I want your back, a big bounce on it. Yo, yo, yo. Cause I want your back, a big bounce on it. Yo, yo, yo. Grazie mille Alessia, grazie mille. Bacione.